Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su GoInvest.it. Io sono Michele ed oggi andiamo a parlare di cosa sto facendo, accumulando e perché lo sto facendo. Allora ragazzi, vi invito comunque a lasciarci un bel like e iscrivervi al canale perché ci aiutate tantissimo con l'algoritmo di YouTube, ci mandate avanti proprio e ci spronate a fare sempre di meglio. Quindi, allora ragazzi, questa è una fase di mercato calante, siamo scesi, siamo arrivati ai livelli di 3 settimane fa. Bitcoin è sceso, si è portato dietro un po' di coin e quindi noi dobbiamo approfittare di questa fase. È giustissimo e normalissimo che ci annoia questo ritmo di mercato, comunque blando, dove scende, poi risale un pochino, poi continua a scendere, risale un pochino, poi continua a scendere. Noi che cosa possiamo fare in questi momenti? Possiamo semplicemente accumulare. Ma cosa? Accumulare coin che hanno un reale progetto alle spalle, fondamenta solide su cui reggersi, e noi dobbiamo andare a prendere quelle coin, non meme coin come potrebbe essere. Shiba. Ok? Non voglio dirlo perché altrimenti qualcuno magari si risente e inizia a insultare perché sappiamo che le community di queste meme coin sono abbastanza agguerrite. Allora ragazzi, vi ricordo che questi non sono consigli finanziari, ma è la mia personale operatività. Quindi vi spiego semplicemente io che cosa sto facendo. Mi raccomando, fate sempre le vostre ricerche. Non credetemi, ma andate sempre a verificare che sia vero perché bisogna effettuare le proprie ricerche. Quindi devi effettuare per forza le tue ricerche. Non puoi credere ogni cosa che ti viene detta, soprattutto da me. Ok, benissimo, dopo questa piccola premessa, ragazzi. Allora, io come prima coin sto accumulando Luna. Luna che è uno degli ecosistemi migliori dopo Ethereum, secondo il mio modesto parere, è la seconda chain più utilizzata, non è Ethereum Virtual Machine, ma utilizza un linguaggio tutto suo. Allora, attualmente ci sono 18 protocolli su Terra Luna. In continua crescita. Allora, attualmente ci sono 17 miliardi, possiamo vederlo qui. Ci sono 17 miliardi di total value locked, quindi di fondi bloccati su Terra Luna. Ma la cosa che mi fa essere tanto bullish su Luna è il suo. Non è tanto Luna che mi fa essere bullish, ma è UST. Ecco, quindi con l'aumentare dell'utilizzo di UST, soprattutto con il suo protocollo di spicco, che è Anchor Protocol, con il suo 20% di rendimento annuo. L'unico che è rimasto invariato durante tutta la fase di mercato, tralasciando la yield reserve che comunque è stata utilizzata tanto in questa fase di mercato, perché giustamente essendo un mercato ribassista la yield reserve viene svuotata, è fatta apposta per quello. Comunque abbiamo fatto un articolo dove vediamo la yield reserve, come è stata svuotata, perché è stata svuotata e diciamo facciamo tutti i calcoli su quanto guadagna in realtà Anchor Protocol e su quanto potrebbe generare di percentuale con la yield reserve a zero, perché vi ricordo che Anchor Protocol lavora nonostante la yield reserve a zero. È un comune automated market maker che può tranquillamente lavorare come Aave, che lavora senza yield reserve, insomma, quindi questo. Mi fa essere bullish UST, quindi io sono spronato ad acquistare sempre più Luna. Ragazzi, io mi sento tuttora sottoesposto alla Luna. Ne sto accumulando a vagonate in questo periodo. Sono felicissimo di questo periodo di mercato perché posso acquistarne a vagonate. Le acquisto, le acquisto, le acquisto. E inoltre ci sono anche tantissime strategie che possono essere fatte su Luna con UST, sfruttando AUST. Vi metto comunque in scheda in descrizione delle strategie che ho lasciato sul canale, capire di cosa stiamo parlando, insomma. E quindi una delle coin è Luna. L'altra coin che a me piace tantissimo è Ethereum Virtual Machine e che sto accumulando è AVAX. AVAX è una delle coin, è una delle chain migliori che ci sia. Sto preparando anche un video in merito, poi lo pubblicherò e forse lo trovate già pubblicato, può essere. Questa mi fa essere bullish per tre motivi. Il primo è che Avalanche, quindi AVAX, il token AVAX, dà la possibilità di creare delle sottoreti, quindi come Polkadot, come Cosmos, quindi dando la possibilità di creare sottoreti, in che modo? Lockando AVAX. Quindi nel momento in cui lock, quindi chiudi, fermi i tuoi AVAX,
Tecnicamente e teoricamente quegli AVAX non possono essere venduti e di conseguenza sono token che vengono tolti dalla supply. Il secondo motivo è che AVAX è utilizzato come gas fee sul chain Avalanche, quindi qualsiasi cosa, qualsiasi operazione che deve essere fatta deve essere consumato AVAX. E il terzo motivo è che questi AVAX consumati non vanno a nessun delegatore, a nessun validatore, ma semplicemente vengono bruciati al 100%. Infatti c'è un sito, poi magari ve lo lascio in descrizione, dove vedrete tutti gli Avalanche bruciati fino ad ora, e ne sono tanti. Nonostante comunque ci sia un'inflazione poi del 33%, comunque ci sono delle strategie, ne ho fatta una sul canale, ve la metto sempre in scheda in descrizione, dove possiamo limitare o addirittura annullare l'inflazione, che è del 33% annuo. Quindi con 720 milioni di token di supply, diciamo AVAX è una di quelle chain che io amo tantissimo. Un'altra chain e un altro token che io sto accumulando e sono molto, ma molto, ma molto bullish è Phantom, ragazzi. Ormai lo sanno mari e monti che io amo Phantom, con i suoi 10 miliardi di dollari lockati, quindi di total value locked. Phantom la amo perché utilizza un metodo di consenso, il Lacis, che è fantastico. Il Lacis ti dà la possibilità di scrivere su blockchain in meno di 2 secondi. Cose mai viste. Meno di 2 secondi, ragazzi. Cioè, è impressionante. Se... Per chi ha utilizzato Phantom, ne ha conoscenza. Cioè, qualsiasi transazione viene fatta in maniera quasi istantanea. E come Avalanche, anche Phantom ha circa 170 protocolli. Cosa che comunque è in continua crescita. Ci sono degli sviluppatori di spicco, uno dei quali è Andrew Cronje, che è uno dei il fondatore, il creatore di Yearn Finance, che attualmente ha creato Solidly Swap, Solidly Exchange, non mi ricordo come si chiama, vediamo, ce l'ho salvato, Solidly Exchange, già ho visto, e in realtà non si è ancora ben capito per cosa deve essere utilizzato, ancora non è ancora tutto chiaro su cosa faccia Solidly. È stato, diciamo, lanciato il sito, è stato lanciato, però fondamentalmente l'utilità ancora non l'ho capito, sincero, sono sincero. Inoltre, essendo un Ethereum Virtual Machine come Avalanche, sono bullish perché tantissimi protocolli che sono già su Ethereum, sappiamo che i protocolli sono tutti su Ethereum, vediamo 539 protocolli su Ethereum. Di questi 539, qualcuno potrebbe passare a Phantom Avalanche, come già abbiamo visto per Curve, che è nato su Ethereum e poi si è espanso a tutte le altre chain, anche Phantom Avalanche. Inoltre c'è Aave. Aave, che attualmente è stato deployato su Avalanche, è deployato su Avalanche, e quindi ragazzi si pensa anche di spostare non solo il protocollo appoggiarsi ad Avalanche, ma pensano di spostare addirittura la liquidità. Quindi questo mi fa essere estremamente bullish su Avalanche e soprattutto estremamente bullish su Phantom. Per questo motivo, ragazzi, io il consiglio che vi posso dare, nonostante non siano consigli finanziari, è quello di investire in progetti seri che hanno delle fondamenta su cui crescere e su cui macinare tempo, macinare progetti. È inutile puntare su progetti che non hanno nulla di fondamentale. Quindi le varie memecoin, quale potrebbe essere, non lo so. Ma ce ne sono tanti. Quindi mi raccomando, in questo periodo di mercato fate molta attenzione, perché tantissime coin, tantissimi token potrebbero morire, e magari potrebbe morire proprio come abbiamo visto con CatG, famosissima moneta CatG, e possiamo vedere anche morire altri token. E non mi meraviglierei di questa cosa. Quindi ragazzi, mi raccomando, state in campana e fate attenzione. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto, lasciami un bel like, mi sproni a studiare, a fare sempre di più. Lasciaci un commento e dici se ti è piaciuto il video. E alla prossima. Ciao!